Cari amici, sono Stefano Fontana, sono il direttore dell'Osservatorio Cardinale Vantoin sulla dottrina sociale della Chiesa. Vorrei illustrare in questa prima pillola di presentazione di cosa parleremo in questa sequenza di pillole che riguardano la dottrina sociale della Chiesa. Vorrei dirvi di cosa parleremo sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista dell'ottica, dal punto di vista a partire dal quale esamineremo i contenuti. Dunque, il tema, come sapete, è appunto la dottrina sociale della Chiesa. Però bisogna porre attenzione a intenderla in un certo senso. Tutti sanno che la dottrina sociale della Chiesa moderna è nata nel 1891, quando Leone XIII scrisse l'enciclica Rerum Novarum. Da allora i pontefici successivi, anche commemorando periodicamente la Rerum Novarum, continuarono a trattare dal punto di vista della luce del Vangelo i nuovi problemi sociali davanti ai quali l'umanità si veniva via via a trovare. Questo è durato fino ai giorni nostri, sicché si è costituito in questi più di 100 anni un corpus dottrinale che contiene principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione. La Chiesa che è davanti al mondo illumina anche i problemi sociali e politici e offre vie di salvezza, annunciando la luce di Cristo ed evangelizzando la società. Ecco, questa è la dottrina sociale della Chiesa moderna. Però noi sbaglieremmo se ci limitassimo a parlare di questo, senza tener conto almeno di un'altra dimensione che è precedente e fondante rispetto a questa. La dottrina sociale della Chiesa moderna nasce nel 1891, come abbiamo detto. Però questo vuol dire che prima la dottrina e la Chiesa non avevano una sua dottrina sociale? Ecco, non dobbiamo fare questo errore, non dobbiamo fare questo errore. La dottrina sociale della Chiesa si fonda sulla rivelazione di Dio in Gesù Cristo, oltre che sulla retta ragione, e quindi è già presente, anzi ha la sua fonte in Gesù Cristo stesso, nelle parole, nella prassi, nella vita di Gesù Cristo stesso. E poi è stata sempre presente nella vita della Chiesa, delle comunità cristiane, e poi è stata sempre presente come riflessione nel pensiero dei padri della Chiesa e dei grandi dottori della Chiesa. Pensiamo soprattutto a San Tommaso d'Aquino. Ecco, questa è un po' l'ottica che noi assumeremo, che è l'ottica sostanzialmente che la dottrina sociale della Chiesa stessa richiede, cioè faremo riferimento ai documenti della dottrina sociale della Chiesa moderna, dalla Rerum Novarum in poi, ma inserendo tutto questo, ogni nostro discorso, ogni nostra osservazione e riflessione, nel più ampio panorama della dogmatica cattolica, cioè nei contenuti del deposito della fede e nella tradizione della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa appartiene alla tradizione della Chiesa. Ecco, questo è un aspetto dell'ottica che assumeremo. L'altro aspetto dell'ottica con cui terremo queste nostre conversazioni in pillola o in pillole sarà questa. Molti documenti sociali della Chiesa ribadiscono che la dottrina sociale della Chiesa è per la pratica. Non è un sistema filosofico-teorico, non è un insieme di enunciati astratti. Essa è per orientare l'azione, ha una finalità pratica, non tecnica naturalmente, ma costruttiva della comunità degli uomini, secondo il bene comune,
secolare, terreno, storico, ma aperto poi alla salvezza trascendente. Pratica in questo senso. Ecco, noi terremo allora da un lato d'occhio i principi della dottrina della Chiesa, però anche l'attualità, i problemi di oggi, perché anche oggi la dottrina sociale della Chiesa ha qualcosa da dire. Questo è un po' quello che ci proponiamo. A risentirci quindi.